cambiano 8 uomini, impresa eroica. No, no, basta rimanere in 9 così, impresa eroica, no, sono degli eroi. A parte non vincevamo qui da 15 anni? Le ultime 12, la gestione della Valle, le ultime 12, quindi oggi siamo da... Me lo sentivo un po', volevo stare con i ragazzi, perché poi sono settimane delicate, no? Non ci sono parole. Che sono cosa... riuscito a portarsi a casa il risultato, meritatamente, alla fine un po' di fortuna, ma quando rimani in 9 è una cosa, sai, dell'incredibile, però... ce lo siamo meritato. Cosa ha pensato del momento in cui erano terminati i cambi, presidente, con Tomovic costretto ad uscire? Allora, io gli ultimi minuti, gli ultimi 10 minuti vado sempre, esco con mia abitudine, un po' di scaramanzia, me l'hanno raccontato dopo, ma vedo, per un motivo è così, anche sui cambi un attimino un po' di sfortuna e lì non ci siamo resi conto, però quando è così la volevamo a tutti i costi portare a casa, e questo è bello, sono contento che per i tifosi ne usciamo un po' con le ossa rotte, perché abbiamo parecchi infortunati, però oggi non ci pensiamo, questa notte godiamocela, poi dalla mattina riparte per la grande sfida di Coppa Italia con la Juventus. È stata una settimana perfetta, presidente, tra il Tottenham e oggi. Sì, sì, perfetta, è vero, si può dire perfetta, la squadra che sta crescendo, comincia veramente a capire di che valore sono loro, anche i gregari, i famosi gregari, sono ragazzi fantastici, adesso bisogna con i piedi per terra e pensare alla Juventus. Comunque questa è una grande impresa, e mi hanno fatto un bel regalo, perché ripeto, nella mia gestione mi mancava una vittoria in casa a Milano dell'Inter, quindi questo, dopo il Milan, adesso abbiamo fatto anche questa cosa qui, bella. E poi, presidente, anche Salah, 4 gol in 6 presenze, insomma, la dimostrazione. Questo ragazzo, sì. Ma ripeto, questo ragazzo non è qui a caso, io lo ripeto, lo dico anche ai nostri amici fiorentini, ai nostri giornalisti fiorentini, ragazzo che seguivamo già da prima di Natale, in questo discorso di Quadrato, e quindi alla fine, insomma, eccolo qua. Adesso però facciamolo crescere ancora un po', vedrete che ci... ma tutti. Sono... lui perché è l'ultimo arrivato. Sono una battuta, di solito segue la Fiorentina sempre anche in trasferta, ma non dal vivo. E un paio di volte invece appunto a Londra, qui, che lei e suo fratello siete stati vicinissimi. Sì, è vero, è vero. Non ci sarà, non prendiamoci l'abitudine, però ripeto, continuiamo con le mie solite scaramanzie, diciamolo così, è giusto. Oggi c'era qualcosa che mi diceva che dovevo essere qui. Bocca al lupo a tutti. Grazie, presidente. Saluti qua, Fiorentino. Grazie. Grazie.